Prima edizione del nostro telegiornale, buongiorno e bentrovati. In apertura torniamo sull'incendio che due notti fa ha seriamente danneggiato la zona arrivi dell'aeroporto di Catania. Si indaga per accertare le cause del rogo. Dal pomeriggio intanto la riapertura parziale ai passeggeri. Il primo dei nostri servizi, Mario Grasso. I vigili del fuoco del nucleo investigativo antincendio di Palermo hanno lavorato per tutta la mattinata all'interno dell'aerostazione di Fontana Rossa, aeroporto di Catania. Siamo al terminal A, zona arrivi, dove poco prima della mezzanotte, tra domenica e lunedì, un incendio, forse partito da un condizionatore, ha devastato una parte dell'ampio salone al piano terra. Poi il fumo ha fatto il resto, invadendo sia l'area arrivi che la zona partenze. Il terminal rimane chiuso. All'interno i pompieri, la polizia, la magistratura, l'ARPA. Si indaga per capire cosa abbia scatenato le fiamme. La Procura della Repubblica di Catania ha aperto un'inchiesta senza indagati, con l'ipotesi di incendio colposo o doloso, ma l'indice viene puntato dagli specialisti nominati dalla Procura contro l'impianto antincendio, che dovrebbe entrare in azione nel momento in cui qualsiasi fonte sprigioni fuoco, fiamme o fumo, e che invece, secondo la prima ricostruzione, non sarebbe mai entrato in azione. Tesi confutata dalla SAC. L'impianto ha funzionato, l'impianto antincendio, soprattutto ha funzionato tutta quanta la procedura, che ha visto grande sforzo dei vigili del fuoco, ma anche tutto quanto il nostro personale, grazie alle esercitazioni che si fanno, e all'impianto che ha funzionato. Ho sentito troppe scemenze e letto troppe fesserie da leoni alla tastiera. L'impianto dell'aeroporto c'era, ha funzionato, l'allarme è stato dato attraverso l'antincendio, quindi il fumo, il sensore antifumo dell'aeroporto, e attraverso quello poi è stato dato l'allarme. Misteri e dubbi su cosa abbia scatenato le fiamme. Qualcuno racconta di un piccolo scoppio, poi l'incendio. La magistratura non scarta allo stato l'ipotesi dolosa. C'è qualcuno a cui l'aeroporto, insomma, sta stretto, vuole male all'aeroporto? Si è già fatto un'idea? Io mi auguro non sia così, perché sarebbe veramente inquietante. Da quello che ho capito, ma ripeto, io non sono un tecnico e soprattutto non cerco di carpire informazioni prima che siano ufficiali, pare che ci sia stato un problema con un climatizzatore. Certamente il fatto che l'incendio si sia propagato così velocemente in quel punto mi lascia perplesso, però non voglio assolutamente ipotizzare nulla, aspetto rispettosamente che siano i vigili del fuoco e le autorità competenti a verificarlo. L'altro piano della vicenda attiene i passeggeri, 40.000 al giorno in questo periodo, per circa 200 movimenti. Ebbene, dal pomeriggio saranno 4 i movimenti orari che sono stati autorizzati questa mattina, 2 decolli, 2 atterraggi. Poi via via si proverà ad ampliare la fetta degli slot, sino a quando non sarà possibile riutilizzare il terminal A. Occhi puntati dunque sul terminal C, ma anche sui tanti trasferimenti di passeggeri disposti verso gli aeroporti di Comiso, Trapani, Palermo, ma anche Lamezia. Abbiamo riaperto questa notte il terminal C, come si era detto, abbiamo garantito il rientro ai passeggeri di Casablanca, che sono ripartiti intorno alle 3:30 di notte o del mattino, se preferite, e adesso si è fatta una riunione con Assoclearance e con gli altri ovviamente enti di Stato, per cui si riparte da subito, come avevamo anticipato, col terminal C, facendo 2 movimenti orari, significa 2 partenze e 2 arrivi, che si operano direttamente su Catania. Per il resto gli altri passeggeri, che ovviamente sono diverse decine di migliaia per giorno, sono stati riprotetti in altri aeroporti, mi riferisco ovviamente al nostro su Comiso, che è sostanzialmente saturato già da moltissimi voli, e lo stesso vale per Palermo, piuttosto che su Trapani e addirittura in Calabria. Stiamo d'accordo con ENAC, attrezzandoci, ho sentito il Presidente Schifani anche questa mattina, per garantire, cosa che non stanno facendo purtroppo le compagnie, i collegamenti per arrivare negli altri aeroporti, che stanno comunque riproteggendo i passeggeri e i voli. Lo faremo a nostre spese, proprio per cercare, scusandoci, di rendere minimi i disagi che purtroppo tuttora ci sono. E la chiusura dello scalo di Fontana Rossa ha inferto un duro colpo al comparto turistico della Sicilia orientale in un periodo strategico dell'anno. A Taormina, nota politica del sindaco Cateno De Luca, è andato per noi Salvo Cutuli.
Il blocco dei voli all'aeroporto di Catania in seguito all'incendio di due notti fa ha determinato il caos nei pernottamenti alberghieri, specie nelle località turistiche, in un periodo di piena i cui flussi, soprattutto di stranieri, tra arrivi e partenze, stanno facendo registrare forti disagi. A Taormina anche quest'anno è boom di turisti, con il 95% delle strutture ricettive occupate, che movimentano migliaia di prenotazioni, mediamente 3-4 giorni la permanenza nella perla dello Ionio. Decine le disdette e i voli dirottati in altri aeroporti, Comiso, Trapani, Palermo e Reggio Calabria. Inevitabili le conseguenze di uno stallo imprevisto, con gli albergatori che, pur di venire incontro alle esigenze della clientela, si vedono costretti a rimodulare i piani di accoglienza. Più complicato gestire le disdette, non facile da sostituire con nuovi ingressi in quanto programmati con largo anticipo. Dei 6.800 posti letto disponibili a Taormina, il dato si riferisce agli hotel, B&B e affittacamere, si muovono su parametri diversi, descrivono un'emergenza inaspettata e complicata nella coordinazione, spiega Gerald Schuller, presidente degli albergatori di Taormina. Da ieri mattina è cominciato un calvario di cancellazioni, spostamenti, riprenotazioni, annullamenti, gente che non è arrivata, quindi è stato un caos. Lei tenga conto che Taormina ha 6.800 posti letto in alberghi, una media di soggiorno di 3 giorni, quindi significa che ogni giorno circa 2.000 clienti da Taormina partono e arrivano. Al momento stiamo lavorando con un tasso di occupazione del 95%. Quindi 2.000 persone al giorno, 2.000 persone al giorno per 2 giorni e mezzo di chiusura di aeroporto, significa che praticamente abbiamo 2.500 persone al giorno, 3.000, e in questo periodo circa 3.000 persone che o non arrivano, o arrivano in ritardo, o cancellano, e quindi c'è un po' di... siamo sotto torchio per gestire anche questo tipo di emergenza. L'aeroporto di Catania sappiamo che ha ripreso prima con 2 voli all'ora e adesso oggi già ne fanno di più, quindi in qualche modo loro stanno facendo la loro parte, le compagnie aeree dirottano sugli aeroporti vicini che sono Comiso, ma anche Trapani, Palermo soprattutto, Reggio di Calabria, quindi un po' si sta cercando di risolvere, ma per 2-3 giorni siamo stati messi alla prova e ancora oggi posso dire che circa un terzo delle persone programmate poi non pernottano, magari vengono sostituiti da altri che magari non possono partire, quindi c'è un grande caos da gestire e penso gli alberghi lo stanno facendo decorosamente. Commenta con una punta polemica il blocco dell'aeroporto Etneo e sindaco di Taormina Catero De Luca, sottolineando la debolezza del nostro sistema. Io avevo anche degli appuntamenti di lavoro fissati proprio per stasera da amici che dovevano venire da Milano, quindi abbiamo dovuto rinviare tutto sine die, ed è logico che in un momento dove si stava raccogliendo veramente il massimo di quella che è una situazione che riguarda il brand Taormina, questa vicenda ci sta colpendo particolarmente e mette anche in evidenza un po' la debolezza del nostro sistema, cioè di fronte a una situazione che comunque non è qualificabile in situazioni di gravità particolari, tutto il sistema va in tilt. È ovvio che c'è qualcosa che non va e questo va non solo rivista, ma va anche capito qual è ovviamente il piano che in situazioni del genere debba scattare per evitare il cortocircuito. Disagi anche a Siracusa e provincia, dove si registra la mobilitazione degli albergatori. Escludendo residenti e fuorisede, per Siracusa e provincia gli arrivi sullo scalo aeroportuale catanese rappresentano una fetta di circa il 28% dei viaggiatori complessivi diretti alle strutture ricettive della provincia retusea. Siracusa, ma anche poi Ragusa, di fatto legano il proprio sistema turistico all'aeroporto di Catania, un sistema turistico che in questo momento segna l'allarme rosso, anche perché i voli in arrivo non più su Catania ma negli aeroporti ad esempio di Trapani o Palermo costringono i viaggiatori a lunghe tratte in pullman o in treno prima dell'arrivo nella gognata meta alla provincia aretusea, e questo avrebbe determinato già numerose cancellazioni, così come segnala l'associazione Noi Albergatori Siracusa. Perché vede, è la fetta dei turisti che transita su Catania con destinazione nel sud-est del circa 28%. Ed ecco perché siamo qua per cercare di dare assistenza ai turisti provenienti da Trapani, provenienti da Palermo e anche qualcuno da Comiso. Cioè, dopo che affrontano un viaggio veramente impossibile, pensi che la regione ha messo a disposizione il treno
da Trapani e ci vogliono 11 ore per arrivare a Catania. Non pensiamo che questo danno che è stato recato all'aeroporto possa essere risolto nel giro di poche ore, perché insomma c'è da ripristinare tutte le misure di sicurezza, soprattutto rispetto a quello che può essere un cambio di delle infissi. Cosa significa per il Siracusa e per il siracusano l'aeroporto di Catania? Significa sicuramente un volano che produce economia, ma non soltanto per gli albergatori, per tutto il comparto turistico direi siciliano. Il turismo ormai sta assumendo una notevole importanza. Pensi che quest'anno Siracusa, è un dato certo che noi stiamo consolidando, raggiungerà il 15% del PIL, forse lo raggiungerà anche la Sicilia. E ciò dovrebbe far riflettere veramente su quelli che sono le nostre carenze delle infrastrutture che abbiamo in Sicilia, sia autostradale che ferroviarie. E solo con una soluzione si possono risolvere questi problemi di tutta la mobilità, con la realizzazione dello stretto, del ponte sullo stretto. Cronaca, i carabinieri hanno arrestato due persone accusate di furto aggravato in abitazione. I due indagati di 30 e 32 anni sarebbero i responsabili di un assalto avvenuto lo scorso febbraio in un appartamento nel centro del paese di San Michele di Ganzaria. Le indagini hanno consentito di individuare il veicolo a bordo del quale i due originari di Gela sono giunti in paese per effettuare il colpo e successivamente se ne sono allontanati. I due portarono via un bottino di circa 3.000 euro tra gioielli in oro e una console per videogiochi. Torniamo a Catania, dove è stata presentata la festa di Sant'Agata di Mezzagosto. Quest'anno la ricorrenza della patrona registra il ritorno di una storica tradizione. Il bacio delle reliquie era stata sospesa per le disposizioni anti-Covid. Sentiamo Gwenda Garozzo. La città di Catania si prepara a riabbracciare la patrona Sant'Agata nelle celebrazioni di Mezzagosto che ricordano quest'anno l'897 anniversario del ritorno in patria delle reliquie della Vergine Martire. A meno di un mese la macchina organizzativa è in pieno fermento con la presentazione del programma questa mattina in Arcivescovado. Il grande ritorno dopo le forti restrizioni per la pandemia da Covid-19 con il bacio delle reliquie nell'intera giornata del 17 agosto per la solennità davanti alla cappella di Sant'Agata in cattedrale. Alle 8 già l'esposizione del busto e delle reliquie, invariate le processioni e le sante messe. Alle 10 la celebrazione presieduta dal nunzio apostolico in El Salvador, Monsignor Luigi Roberto Cone. In serata alle 19 invece la messa presieduta da Monsignor Luigi Renna, arcivescovo, in attesa della processione attorno all'isolato della cattedrale. L'impronta che si è scelto di dare all'edizione 2023 è quella del valore del martirio oggi. La festa estiva in onore di Agata anticipa di un mese il trentennale dell'uccisione del beato Pino Puglisi. Il nuovo martirio che il cristiano oggi è chiamato a vivere. Se nei primi secoli i martiri sotto le persecuzioni degli imperatori romani hanno avuto delle caratteristiche, la mancanza della libertà di esprimere la propria fede, oggi in Sicilia e in molte parti del mondo tante vite vengono mietute perché in nome di Cristo difendono la legalità, difendono la giustizia e con essa naturalmente i più poveri. La cultura è importante in ogni tipo di festa perché è una cultura anzitutto offerta a tutti, sulle piazze, nei luoghi dove tutti si incontrano, quindi davvero accessibile, che vede protagonisti in molti casi e mi fa piacere che il Comitato questo l'abbia potuto organizzare, i giovani. E poi una cultura che faccia sì che il messaggio cristiano, come è sempre stato nella storia del cristianesimo, si esprima in tutte le arti, non ultima appunto quella della musica. Cosa significa essere martiri oggi? Guardando all'ultimo martire siciliano, l'ultimo santo martire siciliano, certo ancora beatificato, speriamo che venga presto canonizzato, Don Pino Puglisi. Una speciale dedica ai giovani coinvolti nei numerosi eventi collaterali, anche con i ragazzi dell'Accademia di Belle Arti, la locandina disegnata appositamente da uno studente, e poi tanti momenti liturgici, concerti, il trofeo podistico che si correrà di sera, lo schermo gigante su Piazza Duomo, i cori e le preghiere, il bilancio della Gennarino a conclusione del mandato da presidentessa del Comitato per i Festeggiamenti. Che dire, ho trovato una città un po' scomposta, però siamo riusciti con
con le regole a fare una bella festa, a fare due belle feste. Ora ci avviciniamo alla terza, e quindi quest'anno dedicata ai giovani, dedicata al futuro di Catania, dedicata ai ragazzi che hanno tanto bisogno di essere incoraggiati. E se la sentirebbe di fare un secondo mandato alla presidenza? Allora, è un incarico molto impegnativo, su questo non ci sono dubbi, di grande responsabilità, tante cose non si sanno. Diciamo che a questo punto, dopo aver superato due feste, ovviamente l'esperienza è tanta, quindi ovviamente ci si sente più forti. Emergenza immigrazione a Lampedusa, non c'è un attimo di tregua sull'isola dove per tutta la notte sono proseguiti gli sbarchi. In poche ore, a partire dalla mezzanotte, gli uomini della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno sbarcato 477 persone che sono andate ad aggiungersi alle 1200 arrivate ieri a bordo di 13 barchini intercettati. Viaggiavano da un minimo di 15 a un massimo di 58 migranti, tra loro anche donne e bambini trasbordati sulle unità di soccorso. I natanti usati per la traversata sono stati abbandonati alla deriva dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove, nonostante i trasferimenti massicci disposti dalla prefettura d'Agrigento d'intesa con il Viminale, restano oltre 2500 ospiti a fronte di una capienza di 400 posti. 163 milioni di euro dalla protezione civile ai piccoli comuni italiani per mitigare il rischio idrogeologico e ambientale. In Sicilia resta alta l'attenzione sugli incendi boschivi. 163 milioni di euro ai piccoli comuni per fronteggiare le emergenze ambientali del dissesto idrogeologico, ma c'è anche la questione del rischio incendi che ogni anno divorano ettari di vegetazione, specie boschiva. Lo ha detto il ministro alla protezione civile al mare, Nello Musumeci, a margine di un incontro svoltosi a Catania su energie e migranti. Il forte caldo di questi giorni è quello previsto nelle settimane prossime, con temperature che superano i 40 gradi, in cui si evidenziano situazioni di grave pericolo determinate dallo scatenarsi di incendi in aree boschive o a ridosso di centri abitati, ha messo il governo nazionale in allarme, che ha stanziato fondi, 163 milioni di euro, la dotazione a bando per la mitigazione del rischio idraulico e la tutela dell'ambiente. 5.500 i comuni beneficiari. In Sicilia il rischio roghi è elevatissimo. Dai piani di gestione ambientale le risposte al fenomeno, spesso a causa della mano dell'uomo, piromani che ogni estate generano danni ingenti con le ricadute disastrose su flora e fauna. Il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni prevede anche la messa in sicurezza degli edifici maggiormente esposti a fenomeni sismici. Un piccolo ma significativo passo avanti verso una maggiore consapevolezza alle urgenze e emergenze del Paese, con la Sicilia che ogni anno paga un prezzo altissimo nel contrasto agli incendi, in cui anche il dissesto idrogeologico assume una condizione critica da non sottovalutare. Bandi aperti per i comuni interessati, che possono presentare progetti finanziabili sino ad un massimo di 700.000 euro. Per fortuna ancora in questa estate non abbiamo registrato situazioni allarmanti. Tutto dipende non solo dal buon Dio, ma anche dalla capacità nostra di saperci attrezzare. La prevenzione, quella non strutturale e quella strutturale, le accortezze, il buonsenso, la prudenza sono elementi essenziali per non certo evitare le sciagure, ma per mitigarne gli effetti, per ridurre il rischio, perché il rischio zero non esiste. Io sono convinto che stiamo andando sulla buona strada. Abbiamo già ieri presentato il bando per dare 160 milioni ai piccoli comuni che vorranno presentare progetti, speriamo, per contro il dissesto idrogeologico o per il consolidamento delle infrastrutture in termini antisismici. Oggi la priorità si chiama sicurezza del territorio, che è un diritto alla vita prima di ogni altro ragionamento. Nessuna grave situazione, ma il caldo di questi giorni, in Sicilia sono stati sfiorati in diverse città i 40 gradi, sta favorendo numerosi roghi, mettendo a dura prova le squadre dei vigili del fuoco e del corpo forestale in provincia di Catania, in particolare fiamme nella zona boscata di Piedimonte Etneo su Monte Finocchio, dove alcune case sono state lambite dal fuoco. Nelle immagini l'intervento di questa mattina degli uomini della forestale sia dall'alto che da terra. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte e 30 alle prime luci dell'alba, ha richiesto anche l'intervento aereo, intervenuto anche un Canadair. Un rogo invece è divampato nella giornata di
ieri nella riserva di Monte Bonifato ad Alcamo, nel Trapanese, numerosi incendi anche nel Palermitano e sulle Madonie. La situazione è più pericolosa a Monreale, roghi anche a Partinico, si fa la conta dei danni anche a Polizzi Generosa, dove si sono sviluppati incendi sulla statale 643 e sulla provinciale 112. E per cercare di prevenire il rischio incendi, lavori di scerbatura e pulizia alla Villa Belvedere di Acireale, il più importante polmone verde della città che purtroppo versa nel degrado. Avviati i lavori di scerbatura e messa in sicurezza alla Villa Belvedere di Acireale, il sindaco Roberto Barbagallo e l'assessore alle manutenzioni Salvo Ricciardello, accompagnati dai responsabili dell'impresa che ha preso in carico il servizio, hanno fissato un primo piano di interventi per rendere più sicuro e decoroso il più importante spazio a verde della città. Il giardino comunale, abbandonato da tempo per anni al centro di un contenzioso con la ditta che ha eseguito i lavori di adeguamento finanziati dall'Unione Europea, in cui sono state evidenziate diverse criticità, a cominciare dalla scelta di adoperare della ghiaia nei viali interni, oltre alla mancata posa di nuovi arbusti e alla capitozzatura di quelle ad alto fusto, ma anche le opere degli spazi coperti in cui sono emerse dimenticanze e omissioni di varia natura, che hanno ridotto le capacità di accesso nel polmone verde cittadino, in parte interdetto al pubblico per ragioni di sicurezza. Il previsto intervento restituirà un minimo di decoro e di sicurezza, considerando la presenza di ampi spazi con vegetazione appassita. Il nuovo impianto di irrigazione non è mai entrato in funzione particolare, che potrebbe alimentare incendi di vaste proporzioni, devastando alberi secolari, mettendo a rischio l'incolumità di quanti frequentano la villa comunale o almeno ciò che ne rimane. Ripristinare il giardino storico è un impegno del nuovo corso amministrativo, spiega ai nostri microfoni l'assessore le manutenzioni Salvo Ricciardello. Con oggi segniamo l'inizio di una serie di interventi di bonifica del nostro giardino storico, la Villa Belvedere di Acireale. Intanto iniziamo con una scerbatura essenziale e poi distinguiamo altri interventi a media e a lunga scadenza. Di certo la Villa Belvedere rimane priorità 1. Il sindaco Roberto Barbagallo ha personalmente verificato lo stato dei luoghi e dato disposizioni. Presto verrà riparato anche il cancello in ferro e ghisa dall'ingresso principale, centrato da un'auto in corsa qualche mese fa. Trattandosi di un'opera d'arte risalente all'Ottocento, sarà necessario affidarne la riparazione ad un artigiano capace. Ripuliamo tutto, decespugliamo, evitiamo, qualora ci fossero alberi pericolanti li toglieremo e ridiamo un minimo di dignità a questo bellissimo parco. Dopodiché penseremo anche al medio e lungo termine, che sarebbe quello di restituire questo giardino alla comunità per come si trovava una volta, gli antichi splendori. Sicuramente il ghiaietto va tolto, lo diciamo da sempre, abbiamo avuto anche da poco la sentenza che ci ha dato ragione, per cui chi dovrà pagare finalmente, diciamo, pagherà per gli errori che sono stati fatti. Abbiamo già delle idee in testa, cercheremo nel più breve tempo possibile di ridare dignità a questo grande parco, a questo bel parco, e di ridarlo ai cittadini e ai turisti che oggi in città vengono a trovarci. Il cancello verrà ripristinato immediatamente, io penso che già a settembre riavremo il nostro cancello storico. In questo momento stiamo valutando preventivi e non solo, perché il cancello è un'opera d'arte, quindi deve essere rifatto, risistemato da persone che hanno un'esperienza nella lavorazione della ghisa, quindi siamo in valutazione, oggi arriveranno altri preventivi, ma ripeto, siccome è un'opera d'arte sceglieremo persone con esperienza che possono restituire il cancello alla città. Politiche a sostegno dell'acquacoltura in Sicilia. L'obiettivo della regione è quello di rafforzare il commercio isolano. Convegno a Capopassero, a Porto Palo di Capopassero. Dalla regione importanti investimenti sull'acquacoltura e su una filiera completa per il rilancio del settore, per portare eccellenze ittiche sulle tavole di tutto il mondo. In Sicilia la Blue Economy conta circa 70.000 addetti e l'isola si piazza all'ottavo posto a livello nazionale con il 4,3% di reddito prodotto. L'iniziativa politica è finalizzata a ridare valore a tutto il pescato siciliano, puntando al recupero di alcune varietà di pesce che sono state inspiegabilmente abbandonate. Si sta cercando di rilanciare l'acquacoltura tipica della nostra terra e si lavorerà per realizzare una filiera completa, dall'allevamento e dalla pesca alla trasformazione, conservazione e commercializzazione del prodotto, per portare le nostre eccellenze ittiche sulle tavole di tutto il mondo. Lo ha detto Luca San Martino, vicepresidente della regione siciliana e assessore all'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca del Mediterraneo, in occasione del convegno sulla valorizzazione dei prodotti ittici
della Sicilia, inserito nell'ambito del progetto promosso dall'assessorato regionale e realizzato dall'associazione BIOS, presentato nel castello Tafuri di Portopalo di Capopassero. L'economia del mare è sicuramente crea un indotto economico molto forte in Italia, considerando che crea un'economia di 50 miliardi di euro con un'economia indiretta di 90 miliardi. Il tessuto quindi microeconomico del settore della pesca è molto forte. Si deve puntare però sulla multifunzionalità, sulla diversificazione della filiera della pesca, creando un'integrazione di reddito da parte dell'imprenditore ittico, quindi sfruttando anche per esempio il turismo e il turismo legale del mare. Sul tema della valorizzazione della pesca e del prodotto ittico siciliano desidero porre l'attenzione soprattutto sulla questione dell'integrazione tra la filiera della pesca e la filiera turistica, un'integrazione che può essere assolutamente feconda perché può da una parte rafforzare il valore del prodotto ittico, non tanto e non solo come prodotto in sé, ma per il valore anche immaginifico e il valore culturale che esso rappresenta, ma anche perché la sinergia tra le due filiere può essere un elemento importante per garantire la piena sostenibilità dell'attività di pesca. In questo territorio lavoriamo per la valorizzazione e la promozione del pescato e in genere di tutto ciò che gira intorno al pescato, quindi tra le varie attività c'è anche quella degli itinerari del tonno rosso, che è una misura che intende valorizzare la storia e probabilmente anche dare un input per ciò che riguarda il futuro del mondo del pescato del tonno, del tonno rosso eccetera. Non ha nidificato la tartaruga caretta caretta avvistata nei giorni scorsi sulla spiaggetta di Stazzo ad Acireale. Ad accertarlo la biologa marina Oleana Prato, che ha controllato tutte le buche scavate dalla testuggine. Secondo l'esperta non ci sono uova perché, nonostante la presenza di piccole aree ottimali per la deposizione sulla sabbia, la tartaruga sarebbe stata distratta dai tanti curiosi. L'animale nei prossimi 7-9 giorni dal primo tentativo potrebbe ritornare sulla spiaggetta. L'invito degli esperti, nel caso dovesse nuovamente ritentare, è quello di contattare le autorità locali. La caretta caretta, lo ricordiamo, è una specie in via di estinzione. La prevenzione non va in vacanza, torna l'iniziativa dell'Unione Italiana Ciechi, visite gratuite agli occhi nei principali stabilimenti balneari di Catania. Non trascurate i vostri occhi. L'appello del Consiglio regionale dell'UICI, l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, nel lanciare l'ormai tradizionale iniziativa La prevenzione non va in vacanza, condotta dall'UICI, insieme all'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, che è tornata sul litorale catanese della Playa. Buongiorno a tutti, innanzitutto questa è una bellissima idea, un'iniziativa che si chiama La prevenzione non va in vacanza. Per una serie di giorni saremo qui nel camper a fare una visita oculistica e a screenare i pazienti che vengono al mare. Faremo un visus naturale con gli occhiali, poi, come potete vedere, con la lampada a fessura andremo ad analizzare il segmento anteriore, quindi la congiuntiva, la cornea, e anche a prendere la pressione oculare. Sono tante le persone che stanno aderendo a questa iniziativa, di tutte le età, quindi sia bambini che giovani uomini, donne, anche anziani. Stiamo riscontrando diverse congiuntiviti batteriche, alcuni corpi estranei. Stiamo anche, seppur non possiamo dilatare la pupilla, ma con gli strumenti che abbiamo, anche guardando parte del fondo degli occhi, anche perché ci sono molti pazienti diabetici e, come sappiamo, il fondo oculare è fondamentale per questi pazienti. Il primo, diciamo, accorgimento nel periodo estivo, in particolare con queste alte temperature, da dover considerare qual è? Innanzitutto i pazienti che vedono le cosiddette mosche volanti, ragnatele, che vengono definite appunto miodesopsie, dovrebbero subito recarsi dall'oculista, perché appunto in estate è molto comune il distacco di vitreo, che è diverso dal distacco di retina, cioè il vitreo, che è il gel che abbiamo dentro l'occhio, si disidrata e quindi è più facile vedere le cosiddette appunto moschette volanti. In questi casi è consigliabile andare dall'oculista di fiducia o al pronto soccorso e soprattutto bere tanta acqua, quindi idratarsi.
Il Consiglio dei Ministri ha nominato Giuseppe Bellassai nuovo questore di Catania e attualmente questore a Perugia Vito Calvino. Invece dal 26 maggio del 2021 numero 1 della Polizia a Catania è stato trasferito a capo della Questura di Palermo. Con questa... Nuovamente in studio, come di consueto dopo la pubblicità, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo in Sicilia per la giornata di domani. Mercoledì 19 luglio il cielo sull'isola sarà ovunque sereno, i venti assenti, i mari calmi. Le temperature farà ancora molto caldo, oscilleranno in Sicilia da 23 gradi a Enna a 44 ad Agrigento, a Catania e nell'Interland 27 gradi la minima, 41 la massima, così come a Caltanissetta. Non c'è altro, termina qui questa edizione del telegiornale che potrete riseguire su internet, sul nostro sito all'indirizzo reitv.it e sul nostro canale YouTube. Un nuovo appuntamento con l'informazione invece in diretta questa sera alle 19.45. Per il momento grazie per averci seguito e a voi tutti buon proseguimento e buon pomeriggio.